Buonasera e benvenuti al TG. 6 località del Polese si sono unite per offrire assistenza ad una fascia della società assai fragile e dimenticata, gli anziani. Abbiamo visitato la città di Dignano, dove ci hanno fornito alcuni dettagli sul progetto. La fascia degli anziani. Essa ha rivestito da sempre, presso tutti i popoli della terra, un ruolo molto importante per la società in cui si esprimeva. L'anziano ha sempre rappresentato colui che aveva tratto esperienza della sua vita e che costituiva di conseguenza un prezioso strumento in grado di trasmettere conoscenze sociali e morali alle giovani generazioni. Ma oggi la situazione sembra essersi ribaltata. Gli anziani sono una fascia delle cui problematiche se ne parla sempre di meno. I figli che ancora lavorano o che si trovano all'estero, le pensioni che non sono degne di chiamarsi tali e le malattie che rendono gli anziani non autosufficienti. Perciò il progetto presentato al pubblico presso il Palazzo Comunale di Dignano è volto ad aiutare le persone della terza età. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Croce Rossa e le attività del progetto ricopriranno le seguenti realtà locali: l'Ascia di Dignano e il Comune di Medolino, Lisignano, Marzana, Barbana e San Vincenti. Vorrei premettere che comunque questo servizio è già stato iniziato nel 2018, soltanto che all'inizio, come dicevo, era finanziato dalla regione istriana e dai vari comuni e città che facevano parte di questo progetto pilota. Mentre candidandolo ai fondi europei, adesso siamo riusciti ad avere una copertura fino al 2023 e di una copertura finanziaria, e quindi continua sempre questo servizio, però le fonti di finanziamento sono diverse. Secondo lei quanto è importante innanzitutto dare un aiuto ai nostri cari che sono ormai nella terza età? Fondamentale, come dicevo, perché si guarda di deistituzionalizzare un servizio, permettere a queste persone di rimanere assieme ai propri cari nella loro comunità, nella loro casa dove sono vissuti sempre, portando però un aiuto importante. Il progetto riguarda l'assistenza domiciliare, che comprende le seguenti attività: organizzazione e svolgimento delle faccende domestiche, prestito di forniture mediche, mantenimento dell'igiene personale, acquisto di generi alimentari, consegna di medicinali e soddisfazione di altre esigenze individuali. Quante persone lavorano al progetto? Allora, concretamente, come abbiamo già detto, oltre le varie città e comuni, qua abbiamo la Croce Rossa di Pola e sono 4 le persone che praticamente vanno a visitare questi utenti. Il numero sta aumentando di anno in anno e si spera, magari con altre fonti di finanziamento, di riuscire a impiegare anche altre persone. Come specificato dal sindaco di Dignano e di Pastrovicchio, il progetto ha un valore di 1.225.000 cune, di cui l'85% a carico del Fondo Sociale Europeo, il rimanente 15% a carico del Fondo Sociale della Repubblica di Croazia. Il progetto avrà la durata di 24 mesi per concludersi il 3 novembre del 2023. Il servizio per gli utenti è completamente gratuito. Attualmente il servizio viene offerto a 95 fruitori. I soldi assegnati copriranno le spese per 70. La categoria alla quale si riferisce è quella degli over 65. Pola ha un nuovo porto nautico sul lato nord del Golfo, la Marina Polesana. La Marina rappresenta la realizzazione della prima fase del grande progetto nautico-turistico Catarina Monumenti, che viene realizzato nell'ex zona militare dalla società Kermas Istra dell'imprenditore Danko Končar. Si tratta di un porto nautico che dispone di 4 pontili galleggianti con 262 ormeggi in mare e 42 ormeggi a terra. Dopo 12 anni è stata realizzata la prima fase del valore di circa 30 milioni di euro di fondi propri, afferma Končar. Nastavljamo sa realizzazijom dva dodatna. Continuiamo con la realizzazione di 2 ulteriori progetti. Si tratta di un albergo di 100 camere che potete vedere e con la seconda marina, l'ex cava, che avrà 900 ormeggi a terra e 150 ormeggi in mare.
un'area trascurata che tempo fa era parte integrante del sistema difensivo della monarchia austro-ungarica, finalmente riprende vita. Cijeli ovaj dio zaljeva od Mandrača, Vallelunga e nadalje se kreće razvijati. Tutta questa parte del Golfo di Pola, da Vallelunga e Mandracchio, inizia il proprio sviluppo proprio da questo spazio. In questo contesto voglio anche che la città di Pola si sviluppi e auguro un gran numero di barche a questa marina nautica. Il presidente della regione istriana ha sottolineato che è ancora possibile, oltre a Ugljanik, avere anche un porto turistico. Ha inoltre colto l'occasione per fare appello al ministro del mare, dei trasporti e delle infrastrutture per l'area di Musil. Di fronte a noi si trovano 200 acri di terreno. Sono sicuro che ci sono persone, sia dalla Croazia che dall'estero, pronte a investire in questi terreni. La città di Pola ha regolato i piani urbanistici, i terreni sono di proprietà dello Stato al 98%. Mi è difficile quindi trovare una ragione o una scusa perché anche lì non si parta con la realizzazione di progetti come questo. Abbiamo ancora molto lavoro da fare qui a Pola. Dobbiamo rinnovare la diga e la riva. Si tratta di un investimento di 100 milioni di kune e i fondi europei per questi progetti ci sono. Noi oggi in Croazia investiamo circa 2 miliardi di kune in ricostruzione di questo tipo e questa è un'opportunità anche per Pola di rinnovare il proprio porto. Nella prima fase operativa, il nuovo porto turistico di Pola parte con 304 ormeggi. Gli ospiti avranno a disposizione una reception, i servizi igienici, la lavanderia e stenditoio, un negozio specializzato con forniture per diportisti e un negozio esclusivo, mentre durante la stagione turistica saranno aperti un ristorante e un bar. Anche durante la costruzione del porto turistico, le compagnie charter avevano mostrato un grande interesse per l'affitto di posti barca. Siamo arrivati all'inizio dell'anno e abbiamo stabilito un contatto con la marina. Questa era l'unica marina che qui a Pola ci ha potuto offrire la possibilità di espanderci e col tempo portare più navi, com'è nei nostri progetti. Noi vediamo una prospettiva in questo porto e crediamo anche che sia una buona cosa partire con qualcuno dall'inizio. Notizie flash. Negli ultimi 3 anni a Parenzo sono state costruite e aperte 3 nuove scuole dell'infanzia con asili nido, ma a causa del costante aumento del numero di bambini la città ha nuovi bisogni. Quest'anno è prevista la ristrutturazione energetica dell'edificio della scuola dell'infanzia Rados 2, il Gornji Vrtić, per il quale è stato ottenuto il cofinanziamento dal Fondo per la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica. Ciò sarà particolarmente importante non solo per la scuola dell'infanzia, ma anche per il centro città, perché è un edificio che è un bene culturale protetto e risplenderà nel suo antico splendore. Da oggi fino a sabato 30 aprile ai giardini di Pola si terrà Floria, la tradizionale fiera dei fiori. Dalle 8 alle 19.30 sarà a disposizione dei visitatori ogni giorno un variegato assortimento di piantine, spezie e piante ornamentali. Alla fiera partecipano produttori ed espositori da tutta la Croazia. Ritorna a Dignano questo sabato la 28ª edizione della rassegna dell'olio extravergine d'oliva e quella dei vini della Bassa Istria, organizzate dall'Associazione Agroturiste e dalla città di Dignano. Vediamo i dettagli. Degustazioni guidate di vino e olio, laboratori per i più piccoli, musica, spettacoli dei funamboli, passeggiate lungo le vie dignanesi. Tutto all'insegna dell'olio extravergine d'oliva e del vino. Inizia la giornata alle 10 con delle degustazioni guidate per bambini. Volevamo avvicinare appunto questo mondo particolare anche ai bambini in modo che loro capiscano che cos'è la qualità, quali sono le caratteristiche dell'olio, per poi passare alla seconda parte della giornata dove ci sono delle degustazioni sempre guidate per gli adulti in questo caso, prima dell'olio e poi più tardi anche del vino, naturalmente vino e olio che sono stati analizzati e di conseguenza anche premiati, per poi finire la giornata con la degustazione del vin de rosa
e alla fine alle 19 abbiamo l'assegnazione dei premi, dei riconoscimenti a tutti quelli che hanno partecipato appunto alla rassegna. Quindi c'è la parte per gli esperti o comunque per gli intenditori o quelli che vogliono imparare a conoscere questi due prodotti, ma poi anche un'altra parte così un po' più divertente. Abbiamo ingaggiato un'associazione che si occuperà di intrattenere soprattutto i più piccoli, quindi stiamo parlando di funamboli addirittura che percorreranno la nostra piazza e poi durante la giornata anche ripeteranno giochi di equilibrismo e di giocoleria in generale. Quest'anno ci saranno 67 campioni di olio d'oliva e 37 campioni di vino, un numero inferiore rispetto all'anno scorso perché la resa è un po' scarsa, ma la qualità è eccellente. La qualità è estremamente elevata, anzi invito a venire a assaggiare questi aromi particolari molto spiccati, molto fruttati, sia del vino che dell'olio. L'olio d'oliva dignanese è pronto a sposare i migliori prodotti della tradizione locale come il prosciutto, il formaggio e i vini DOC delle cantine del territorio. Per i più piccoli invece ci sarà anche il gelato e vari dolci con olio d'oliva. La giornata dell'olio e del vino è una delle rassegne più longeve nella nostra penisola. Nel 95 i produttori si sono associati appunto in un'organizzazione che è l'Agroturist. Simbolico è sicuramente il fatto che dal 98 in poi la città paga un agronomo come consulente per qualsiasi consiglio a ognuno dei produttori. Devo dire che anche l'Università Popolare Aperta, di cui la città è fondatore, si occupa dell'educazione, quindi è un'integrazione in tutto questo, perché, come dicevo, si occupa dell'educazione dei sommelier o semplicemente fa dei corsi per la produzione ecologica del vino o dell'uso dei pesticidi. Quindi d'altro canto, visto l'enorme interesse per i terreni agricoli, in 3 anni abbiamo fatto 2 concorsi per l'assegnazione di questi terreni agricoli. Ciò significa che la produzione sta continuando ad aumentare e l'interesse è ancora alto. Una giornata dedicata al meglio che l'Istria ha da offrire in quanto a olio e a vino. I buongustai questo sabato potranno partecipare all'itinerario olio gastronomico alla scoperta delle eccellenze della Bassa Istria. Il Molo Carolina in centro a Fiume ospiterà fino ai primi di maggio un Luna Park itinerante. Aperto a tutti i cittadini e interessante soprattutto per i più piccoli, il parco di divertimento offre una decina di giostre e attrazioni. Sono ormai 10 anni che nella zona di Fiume non si trova un parco giochi del genere. Dopo la ruota panoramica che a febbraio ha suscitato l'interesse dei fiumani, ora è la volta di un nuovo parco di divertimento per bambini e adulti. Tra le attrazioni che vi si possono trovare ci sono i classici come l'autoscontro, il labirinto magico e varie giostre. I più piccoli possono provare i trampolini e visitare il mini circo. Divertimento mozzafiato per tutte le età con lo scivolo ghiacciato. I più coraggiosi nel parco possono azzardarsi al bungee jumping con una fune elastica e alle capovolte sul ranger. Nei giorni scorsi i visitatori si sono divertiti e la presenza del Luna Park ha contribuito alla vivace atmosfera sul Molo Carolina. Il Luna Park itinerante sarà aperto tutti i giorni fino al 1° maggio, nei giorni feriali dalle 14 alle 22 e nei fine settimana dalle 11 alle 22. Ed è tutto, grazie dell'attenzione, a domani.